Alessandra Mastronardi, un esordio veramente insomma, notevole, quello dell'allieva, arrivata alla terza stagione, quasi 4.400, 4 milioni e 400.000 telespettatori, naturalmente la serata vinta. Te l'aspettavi e secondo te che cos'è che piace e che continua a piacere di questa serie? Ma non me l'aspettavo, lo speravo ovviamente, perché questa terza serie è stata una serie molto sofferta, no? Anche per il break che abbiamo avuto di quasi 3 mesi e mezzo, no? Che ha comunque poi destabilizzato tutta la produzione. Quindi è stata molto sofferta, molto sentita, abbiamo avuto tante vicissitudini durante le nostre riprese, quindi speravo tanto che potesse andare così e che potrà andare così, perché sono 6 puntate, quindi ne mancano 5. E io non lo so che cosa piace, perché ce l'hanno chiesto spesso durante anche la conferenza l'altra settimana. Io non lo so, è una domanda che mi piacerebbe fare io stessa ai telespettatori, perché ovviamente io facendola so perché l'ho fatta e so perché mi piace. Cioè io penso che sia una serie che ha dei toni leggeri, che non è, non ha fronzoli, è molto onesta, molto Sì. sincera, i personaggi sono molto puliti, Sì. c'è un cinismo di base sottile, sottile, leggero, che non dà fastidio, tratta il tema della morte con quasi ironia, insomma, perché poi i medici legali veramente poi la vedono e ne hanno a che fare tutti i giorni, un po' come i chirurghi, no? Che parlano di quello che fanno la sera a cena mentre stanno aprendo un povero cristiano che non si rende conto assolutamente di nulla. Perché poi quando entri nella routine del lavoro è così, è tutto più veloce. Quindi non so, io penso che possa piacere questo dei nostri personaggi, che sono molto umani, sono empatici. Senti, io invece ho un'idea di quale possa essere il motivo e secondo me c'entra molto la tua presenza e anche la presenza di Lino Guanciale, nel senso che entrambi siete due attori che portano un qualcosa nei ruoli che interpretano che evidentemente probabilmente è molto simile a ciò che voi siete realmente nella vita e questo fa sì che le persone sentano questa sincerità, sia la sincerità della serie che non promette cose diverse da ciò che dà, ma sia anche la sincerità di chi la interpreta. E d'altra parte, leggendo i social ieri sera e stamattina, lo si capisce perché comunque, a parte proprio l'affezione alla tua Alice, ma in realtà è stata anche commentata tantissimo proprio la tua partecipazione, la partecipazione di Lino a Domenica In, laddove si metteva proprio si sottolineava questo, cioè in questo caso parlo molto di te, il tuo essere semplice, estremamente semplice, tra virgolette normale, poi naturalmente resta ancora da definire cosa sia la normalità. Vorrei sapere se ti ritrovi in questa cosa e appunto se ti senti così, che tipo sei? Intanto grazie, Cinzia. Intanto grazie per i complimenti. Penso di sì, insomma, io sono cresciuta in questo mondo, insomma, sono cresciuta sul set. È un po' parte di me, quindi io non ho mai lasciato che i riflettori o che lustrini e paillettes, insomma, mi montassero la testa, come si dice sempre, non ti far montare, rimani così come sei. Me l'hanno sempre detto, penso sia stata la frase che mi hanno detto sin da quando ero piccola. Che quella era la mia domanda, sì, ma come sono? Non lo so nemmeno io, quindi fatemi capire prima che cosa devo diventare. Però devo dire che forse io ci ho sempre tenuto ad avere un immenso rispetto per me stessa e per chi mi segue fondamentalmente e quindi anche nei ruoli che scelgo e che interpreto. Insomma, noi attori, certo, recitiamo nei ruoli, ma portiamo molto
molto di noi, di chi siamo e di cosa, della nostra educazione, della nostra cultura, di quello che viviamo quotidianamente. Quindi io ho cercato sempre, io non vengo da scuole, non vengo dal teatro, come magari viene Lino, quindi per me è stata un'educazione sul campo, insomma, io ho imparato facendolo questo mestiere, come arrivare in qualche modo ad essere più onesta possibile con chi ci guardava, con chi ci guarda. Penso che ci sto riuscendo nel mantenere questo rispetto per me e per gli altri, che per me è fondamentale, e spero che arrivi. Insomma, io ho sempre detto, non metterei mai la mia faccia su qualcosa in cui non credo, perché non è giusto. Poi io non voglio vivere la mia vita di rimpianti, di rimorsi, quello no, qualsiasi decisione presa, anche quando sembra sbagliata, comunque deve portare qualcosa, deve portare un insegnamento, deve portare una risposta, deve portare qualcosa anche all'altra persona che la guarda o che assiste, insomma, a tutto questo. Quindi io penso questo. Poi sicuramente la mia forza assoluta è stata la mia famiglia. Io ho una famiglia molto con delle radici molto profonde, insomma, molto, molto sulla terra, ben piantata, salda, ma non bisogna mai dimenticarsi da dove si viene. Un'ultima cosa, dunque, tu in questi anni hai lavorato con chiunque, per me naturalmente resta, immagino anche per te, comunque l'onore di aver lavorato con un grande come Woody Allen, perché... Certo che rimane. Sei letta la sua biografia? No, ancora non l'ho letta, infatti ogni volta... Parla anche del film in Italia, sei anche citata. Sono citata? Certo, scherzi. No, non lo sapevo, no, non ne avevo idea. Io l'ho divorata, ti assicuro, è un bellissimo libro, leggilo. Fa ridere, vero? Fa molto ridere, ma è anche molto bello, veramente molto bello. Parla della moglie, della ex moglie, della sua vita, di tutto, della sua visione del cinema, è veramente molto bello, un bellissimo libro da leggere, secondo me. Bene, no, allora sì, ma te lo divori proprio. Vorrei sapere com'è stato lavorare con lui, perché insomma, cioè, è sicuramente un grande. No, beh, è stato un sogno, ma nel vero senso della parola, perché quando io tornavo a casa dovevo fermarmi per 20-25 minuti e rendermi conto di quello che era successo, perché non ci credevo. Era veramente un'estate surreale a Roma, potrei fare un film nel film io, anche perché noi giravamo a settimane, cioè era una settimana per ogni episodio, e il mio fu il primo, quindi noi aprimmo proprio le danze a questo magnifico mondo di Woody Allen a Roma, dove è stato divertente che arrivavano in continuazione cose da mangiare, perché magari i ristoranti accanto, i bar, che vedevano che stavamo girando, che c'era Woody Allen, portavano cose, chapeau all'ospitalità italiana. L'Italia amava sempre in continuazione, mangiava in continuazione la pizza a taglio, mi ricordo, lui e Penelope Cruz erano amanti della pizza a taglio che arrivava in continuazione a tutte le ore sul set. Però ho un ricordo bellissimo, ma molto buffo, perché mi ricordo che i primi giorni, le prime 48 ore più o meno, lui non mi parlava, e io, remore di tutte le leggende intorno a Woody Allen, temevo il peggio, perché conoscevo attori cancellati, demoliti dai suoi film, o che magari venivano ricastati dopo qualche giorno perché a lui non piaceva. Quindi io mi ricordo di aver vissuto le prime 48 ore con un'ansia terribile, che non riuscivo a dormire. Mi ricordo che un giorno andai sul set, il terzo giorno andai sul set all'aiuto regia, e gli dissi: io devo capire perché Mr. Allen non mi parla, cioè qual è il problema? E mi diceva: no, ma è timido. Come timido? Ma Woody Allen non può essere timido. Timido, chiediglielo. Allora andai lì, piccolina, vestita proprio da Milly, quindi andavo lì con la mia borsettina e mi dice: signor Allen, ma tutto bene, vorrei solo sapere se lei è felice. E lui mi disse: io ti ho scelto, tra l'altro con un provino solo, cosa che mai successa, di solito anche in Italia te ne fanno fare 42. Io ti ho scelto con un provino solo, se ti ho scelto è perché mi fido di te, quindi se non ti dico niente perché va bene,
E lui comincia a ridere, a sorridere, a ringraziare Dio, non so, ok. E da allora però si ruppe il ghiaccio e cominciamo a parlare tutti i giorni, anzi divenne proprio la sua interprete, cioè io facevo la traduzione con gli altri attori, certo, con l'inglese, che poi non ce n'era bisogno perché l'aiuto parlava benissimo, però lui veniva da me e mi diceva, che poi non riusciva a dire bene il mio nome. E mi ricordo che quando ci fu la presentazione a New York e disse il mio cognome benissimo e io andai da lui e si ha studiato, cioè, come è possibile? Ho studiato in tutto il volo, guarda che fosse a Parigi, New York, il tuo cognome, l'ho ripetuto in continuazione. Fantastico. Aveva paura di non riuscire a dire il mio cognome, che oggettivamente per gli inglesi e gli americani è molto complicato. È stato molto bello. Certo, vabbè, chissà, magari capiterà ancora di lavorare, lui sta lavorando ancora e continua a dire che... È in grande difficoltà purtroppo, visto tutto il polverone che si è alzato nuovamente in America, sì. Quindi io non sì, so... Sì, infatti credo che questo libro, secondo me, metterà finalmente una parola fine a tutto questo. O comunque metterà la sua di parola, perché hanno parlato tutti. Ma no, secondo me è talmente tutto molto chiaro che veramente credo e spero per lui, perché comunque è molto difficile appunto lavorare in queste condizioni e anche l'ultimo film che ha fatto secondo me era molto bello. Insomma è un peccato, no? Sì. C'erano dei momenti molto belli, devo dire, c'erano dei momenti che mi hanno ricordato molto To Room With Love, in realtà, sì. C'erano dei momenti che mi hanno ricordato un po', sembrava un po' il nostro episodio, tra l'altro, dello Sceicco Bianco, insomma, come sì. Lui si fece un omaggio allo Sceicco Bianco, sì. Però era c'erano dei momenti molto romantici, cioè lui, non so, io lo amo follemente, amo la sua ironia, il suo modo di muovere la macchina, questi campi lunghissimi con i due attori lontani, 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 con le loro voci over, sì. Accanto a te, per me è il massimo della cinematografia, insomma, poi dopo di lui hanno cominciato a copiarlo tutti, ma l'aveva fatto lui per primo, quindi non è... Speriamo, guarda, speriamo, pagherei proprio per fare un film suo. Va bene, io te lo auguro, così come ti auguro, insomma, di continuare alla grande con tutto quello che stai facendo. E, in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, un bacione a te.